Barolo Alchimia di una storia d'amore, perché dovete sapere che il Barolo a tutti gli effetti è nato proprio da una storia d'amore. Entriamo in uno dei templi del Barolo. Guardate un po'. Voilà. Ci troviamo adesso a Barolo in una cantina storica assolutamente imperdibile se arrivate nelle Langhe. Anche perché qui è dove la Marchesa ha inventato il Barolo, o meglio il metodo di vinificazione che fa sì che oggi il Barolo sia quello che noi conosciamo. La Marchesa in realtà era Giulia, o anzi Juliette Colbert, che ha sposato appunto il Marchese Falletti, quello del castello dove oggi c'è il Vimu, e all'interno di questa cantina si fa un pochino un tuffo nella storia di questo famosissimo vino. Tutti i vini più prestigiosi le Langhe partono da qua. Juliette Colbert di Molevrier era una ragazza francese di nobili origini, che rimase orfana di madre a soli 7 anni in seguito ai fatti della Rivoluzione francese. Dopo il periodo di esilio in Olanda e Germania, che segnò la sua infanzia, fu accolta ancora adolescente alla corte di Napoleone Bonaparte, che aveva nel frattempo restaurato la monarchia. Aveva solamente 18 anni quando sposò il 18 agosto 1806 il marchese piemontese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, poco più vecchio di lei e anch'egli frequentatore della corte imperiale come ciambellano. Tornata in Italia, dapprima a Torino e poi nel piccolo borgo di Barolo, dove Carlo aveva il suo castello, la Marchesa venne a contatto con la realtà agricola delle Langhe, all'epoca estremamente povera e arretrata, dove già c'era però una piccola produzione di vino, anche se di basso livello qualitativo. Juliette, tuttavia, ne intuì il potenziale e, coinvolgendo il grande enologo francese Louis Odart, modificò le tecniche di vinificazione e introdusse un lungo affinamento in botti di legno che cambiò completamente il vino stesso. Ecco che nacque per la prima volta il vino Barolo, il vino dei re e il re dei vini, come viene definito. Iniziamo la degustazione all'interno delle cantine Marchese di Barolo da un bianco, ragazzi, perché ebbene sì, non solo rossi in questa cantina, e questo è un bianco molto particolare perché in realtà è realizzato con 3 uve diverse, ovvero sia le uve dell'Arnais, le uve del Sauvignon e le uve dello Chardonnay. Suggerimento del pubblico. Esatto. In realtà quindi Roero, Barbaresco e Barolo, proprio le Langhe. Langhe Roero, quando si dice Langhe Roero tutte. Quindi iniziamo da questo. Le cantine Marchesi di Barolo vengono acquistate dai fratelli Abbona nel 1929, rilevandole dall'Opera Pia Barolo, associazione di beneficenza voluta dalla stessa Juliette e a cui la Marchesa aveva lasciato in eredità la tenuta dopo la sua morte. La famiglia Abbona ancora oggi porta avanti la tradizione di questa storica azienda vinicola, producendo alcuni tra i più prestigiosi vini delle Langhe. La visita alle cantine storiche avviene su prenotazione ed è anche possibile completarla con una degustazione presso il wine shop o nel ristorante La Foresteria, dove vengono abbinati con i grandi piatti della cucina tradizionale. Sempre una storia d'amore è al centro di una delle più grandi e famose cantine delle Langhe, Fontana Fredda. I protagonisti questa volta sono Vittorio Emanuele II di Savoia e Rosa Vercellana, che nobile non era, ma che divenne prima amante e poi moglie morganatica del primo re d'Italia. Il re, infatti, era già sposato con Maria d'Asburgo ed era padre di 4 figli quando conobbe la bella Rosine, allora 14enne, presso il castello di Racconigi. Fu però amore a prima vista e nonostante lo scandalo suscitato a corte e l'avversione di Cavour, il re decise di nominare la sua amata contessa di Mirafiori, donandole anche la tenuta di Fontana Fredda, dove i due venivano spesso a trascorrere l'estate. Il figlio Emanuele Alberto di Mirafiore fondò poi la cantina e fu il primo ad esportare il Barolo nel mondo a livello commerciale, ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti internazionali.
La cantina di Fontana Fredda e il suo parco sono aperti al pubblico e oltre alle visite guidate accolgono anche eventi di carattere culturale che si svolgono all'interno delle aree espositive. Fontana Fredda fu concepito come un vero e proprio villaggio, atto ad ospitare la comunità degli agricoltori, con chiesa, scuole e circolo ricreativo. Ancora oggi nel villaggio abitano 15 famiglie e tutta l'area è liberamente accessibile. Nei pressi del lago alimentato dalla sorgente fredda che sgorga poco più a monte e che dà il nome alla valle, comincia il Bosco dei Pensieri, uno degli ultimi boschi secolari della Langa del Barolo, nel quale si snoda un percorso a tappe con 12 pannelli che raccolgono citazioni della letteratura mondiale e che invitano alla riflessione i visitatori. Da questo altipiano si vede Fontana Fredda, che è la tenuta della bella Rusin, ovvero sia la tenuta che il primo re d'Italia regalò alla sua amata e amante Rosa Vercellana e da cui poi il figlio ricavò una cantina molto molto famosa, perché il figlio del re e appunto di Rosa divenne viticoltore e qui, ragazzi, si producono alcuni dei migliori vini delle Langhe. Esatto, e adesso noi andremo a berne qualcuno, ma in realtà probabilmente non prenderemo il Barolo, nonostante siano uno dei maggiori produttori, perché non producono solo il Barolo. Quindi vi portiamo a visitare le cantine del re, perché lui tra l'altro nella residenza reale viveva e si produceva il suo Barolo. Sì. E a conoscere un pochino questi vini. Ma questo robo cos'è? Ce lo spieghi? Questa è la postazione di degustazione, quella seria, quella professional. Proprio professional, con ovviamente la tovaglietta, la scheda di degustazione e poi la sputacchiera, il rubinetto per lavare, tutto il necessario per degustare. Il binomio tra il Barolo e la Casata dei Savoia ha però un altro grande protagonista in Carlo Alberto, re di Sardegna e padre di Vittorio Emanuele II. Botte, cantina. E quindi cantina, ma questa è una cantina speciale perché questa è la cantina del re. Re Carlo Alberto. Carlo Alberto, e siamo alla cantina Castello di Verduno. Proprio una delle località tipiche, più tipiche, dove è nato il Barolo. Tipicamente Barolo. Non è Barolo, però questo è un terreno dei grandi cru, quindi dei primi vitigni di Barolo in assoluto. Andiamo a vedere. Ammirato dalla qualità dei vini prodotti nella zona del Barolo, Carlo Alberto acquista nel 1838 il Castello di Verduno, affidando i vigneti e i vari possedimenti ad un altro grande enologo del tempo, il generale Staglieno. Seguendo il metodo elaborato da Juliette Colbert, vengono gettate le basi del Barolo odierno e ancora oggi in questi vigneti viene prodotto il Barolo Monvigliero, uno dei crui più prestigiosi delle Langhe. Ma Verduno è famosa anche per il Verduno Pelaverga, un vitigno autoctono a bacca nera, la cui produzione è consentita in soli tre comuni, la Morra, Roddì e ovviamente Verduno, da cui prende il nome. La storia dei vini e delle cantine delle Langhe si intreccia dunque profondamente con quella del Piemonte e dell'Italia stessa. E per questa ragione ci dirigiamo ad Ogliani, dove ha sede un'altra prestigiosa tenuta storica, i Poderi Luigi Einaudi, fondati dal primo presidente della Repubblica Italiana democraticamente eletto. Einaudi acquistò il primo podere ad Ogliani nel 1897, quando ancora era un giovane senza mezzi, ma con la convinzione che l'agricoltura avrebbe risollevato il Piemonte dalla crisi di quegli anni. Nel 1915 creò la sua cantina per imbottigliare il vino, anziché limitarsi a vendere le uve, e coinvolse attivamente i mezzadri e le loro famiglie nella conduzione delle vigne, lasciando loro autonomia decisionale e facendosi promotore di attività di formazione, in modo che essi potessero crescere culturalmente e rendersi indipendenti economicamente. Si racconta che Einaudi non mancò mai una vendemmia, nemmeno durante il periodo degli incarichi istituzionali, per stare vicino alla sua gente e ai suoi vigneti, e questa sua anima popolare si manifesta anche nella volontà di affinare la produzione del dolcetto di Dogliani, storicamente un vino da pasto da bere tutti i giorni, ma diventato con la sua cantina un rosso raffinato, pur mantenendo un prezzo accessibile. Oggi la cantina è arrivata alla quarta generazione di Einaudi ed è gestita dal pronipote di Luigi, Matteo Sardagna, che ha portato la tenuta ad essere riconosciuta costantemente tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Oltre alla visita con degustazione, è possibile anche soggiornare nel bellissimo relè storico con vista sui vigneti che sorge proprio accanto alle cantine.
con questo meraviglioso paesaggio sulle Langhe. Ragazzi, i vigneti, concludiamo qua il nostro tour di vino in Langa. E se vi è piaciuto questo video, lasciateci un like e scriveteci nei commenti cosa ne pensate, se volete venire, se siete venuti, qual è stata la vostra esperienza, se avete delle domande, noi proveremo a rispondervi. E mi raccomando, bevete in modo responsabile. Poco, dobbiamo dirlo, bevete bene, ma buono. Bene, poco e in modo responsabile. Ciao! Ciao. Non si vede niente.